Benvenuti alla puntata di lunedì 29 maggio del 2017. Comincia la settimana che ci conduce all'ultimo weekend di campagna elettorale per le elezioni amministrative e credo che le notifiche stiano funzionando, direi di sì. Vittoria Polacci, Barbara Putignani, Andrew Clemens, che pensa di essere arrivato primo ma è solo terzo, perché io vedo anche le connessioni, diciamo, di quelli che non scrivono. Saluto Massimiliano Esposito, candidato a Goito, Angelo Bottone, Mirko De Carli, candidato sindaco del Popolo di Famiglia, della Famiglia, a Riolo. Vittoria Polacci sta con Stefano Sigali, architrave del Popolo della Famiglia in Toscana. Saluto Barbara Putignani, Mary Rossi del Popolo della Famiglia di Padova, dove annuncio ufficialmente sarò presente per la chiusura di campagna elettorale proprio l'ultimo giorno, venerdì 9 giugno alle ore 15. Saluto Fabrizio Delle Piane, Silvia Lodà, Lorenzo Casi, Nadia Sanchioni, Alex Zino Finori del Popolo della Famiglia di Conegliano, dove invece ci vediamo il 1 giugno, Stefano Bataloni. Mirko De Carli ci informa che oggi alle 15 c'è la funzione, il funerale per Sara, la ragazza che abbiamo commemorato nell'ultima puntata di Stampa Evangelo, figlia di due nostri candidati a Riolo Terme, che salutiamo di nuovo. Un abbraccio a Dario e Carmela. Saluto Ninnarello, Nicola Pasqualato, Popolo Famiglia Veneto, Federico Pieroni, che apprezza la mia frangia. Saluto Michela D'Adamo, Carla Stefanini, Rosa Eleonora degli Esposti. Rosa dice: ho l'aria stanca, sono infinitamente stanco. Come ho postato ieri, avete visto, forse ho postato una foto della nostra assemblea del 28 gennaio, la nostra assemblea del Teatro Eliseo, quel momento di straordinaria partecipazione in cui lanciammo con Gianfranco Amato, con Nicola Di Matteo, la lunga campagna elettorale, deliberando la posizione autonoma del Popolo della Famiglia a queste amministrative e successivamente alle politiche. Beh, da quel giorno, 28 gennaio, diciamo, per tutto quel periodo, l'organizzazione della serata del Teatro Eliseo fu una fatica ovviamente enorme, che è tutta sulle spalle del PDF di Roma. C'è Sara Deodati, c'è Silvia Lodà, c'è Irene Stagliano, tutte persone che possono confermare che fatica fu mettere in piedi quel successo. Fu un grandissimo successo. C'è Silvia Lucchetti. Poi da quel giorno in poi non ci siamo fermati un minuto, perché in 120 giorni esatti, 28 gennaio, 28 maggio, abbiamo girato l'Italia per mettere in campo le nostre liste elettorali e costruirle, fare tutta la preparazione alla presentazione delle liste, la raccolta firme e dopo che abbiamo chiuso questa fatica nei primi giorni di maggio abbiamo fatto la campagna elettorale, abbiamo fatto la marcia per la vita, ci siamo impegnati nel corso di formazione in particolare che abbiamo messo su qui a Roma sulla dottrina sociale della Chiesa. Tutti i giorni abbiamo prodotto un numero del quotidiano La Croce, tutti i giorni abbiamo fatto Stampa Evangelo, ci sono 21 trasmissioni del Popolo della Famiglia TV. Insomma, capite che sono stati davvero evidentemente dei mesi molto faticosi, diciamo così. Ma adesso siamo arrivati al rush finale, mancano appena, ripeto, questa è l'ultima settimana, conduce all'ultimo weekend di campagna elettorale e poi ci saranno gli ultimi giorni fino a venerdì 9, dove appunto ho appena annunciato che sarò presente a Padova per la chiusura, mentre l'8, il giorno prima, sarò a Genova ad aiutare il nostro Stefano Arrighi nella città più importante dove si vota in Italia. Vedo che è arrivato Massimiliano Amato, penso che proprio oggi Gianfranco Amato sia a Genova, anche lui a sostegno della candidatura di Stefano Arrighi, del nostro giovanissimo, 34 anni, pensate un po',
ingegnere che sfida un sistema complesso come quello di una città di 700.000 abitanti. Tantissimo ha fatto anche la nostra Pongi, romana di Roma, anche se in trasferta, verissimo. Oggi sono andato in onda in ritardo, la Pongi mi frustava nel dietro le quinte, come sempre. Saluto Anna Del Guerra, Jorge da Costa, proprio da Genova, Giuseppe Focone, impegnato invece nella battaglia in Campania, dove ricordiamo che siamo presenti ad Ischia Melito. Saluto Daniela Tascini, Nicolò Marino. E allora passiamo alla lettura del Vangelo del giorno, che è sempre lo strumento, diciamo così, con cui ci diamo forza e con cui ci raccontiamo, diciamo, la buona notizia del mattino per avviare la nostra giornata e anche la programmazione di popolo della famiglia TV. Intanto è arrivato anche Danilo Leonardi, Stefano Capola. Stefano Sigali dice: deve essere ancora pensato un qualcosa che ti possa demolire. Beh, ci pensano in tutti i maniere, tutti i giorni, per la verità, visto il grado di virulenza di alcuni attacchi esterni ed interni, diciamo, di fuoco amico e fuoco nemico. Però, diciamo così, abbiamo un corpaccione che fa rimbalzare tutte le frecce scagliate da archi sempre più avvelenati. Saluto Emiliano Velasco, Marco Pennetti, Valeria De Persis, Luca Barra. Chiedo a tutti di invitare i vostri amici a questa diretta di oggi. Parleremo di questioni abbastanza nodali. Avrete letto sui giornali che Grillo ha dato il via libera al sistema tedesco. Qui rischiamo di avere un immediato precipizio post elezioni amministrative e verso le elezioni politiche. Quindi, estote parati, come dice il Vangelo, siate pronti perché qui può esserci che la nostra estate sarà un'estate di raccolta firme sulle spiagge. Ma intanto leggiamo il Vangelo di oggi, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, i versetti sono quelli tra il 29 e il 33. In quel tempo i discepoli dissero a Gesù: ecco, adesso parli chiaramente, non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi, per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. È parola del Signore, sempre estremamente incoraggiante. Avrete tribolazione, la promessa c'è, non... Chi pensa sempre, ogni volta, ogni convegno, ogni serata di campagna elettorale, vengo adesso dalle bellissime iniziative nel Piemonte, a Savigliano, a Grugliasco, sono stato a Crema la settimana scorsa, è stata una settimana meravigliosa, faticosa ma meravigliosa, e tutti dicono sempre: ma c'è quella parrocchia dove il parroco c'è ostile, c'è il vescovo che non ci vede di buon occhio, c'è l'attacco della consigliatura uscente, non ci vedono i giornali, non ci... ragazzi, ma il Vangelo noi lo leggiamo tutti i giorni perché così deve essere. Avrete tribolazione nel mondo, c'è scritto, c'è scritto. Ora dobbiamo fare battaglia, dare battaglia e fare quello che è nel nostro potere con la nostra parola, speriamo rafforzati dallo spirito, per svolgere il nostro lavoro sempre più necessario. Lo dice persino oggi un editoriale del Corriere della Sera, proprio l'editoriale di apertura del principale quotidiano italiano. Oggi si occupa del ruolo della Chiesa e dei cattolici in politica. È quasi quasi un editoriale trito, lo scrive Ernesto Galli della Loggia, che ogni tanto fa questi editoriali sui cattolici in politica, credo da circa 25 anni che leggo più o meno sempre lo stesso tipo di richiamo. Ma senza dubbio oggi c'è una grande attenzione, a partire dalla nomina di Bassetti alla presidenza della CEI. Cosa dice questo editoriale? Dice sostanzialmente: la Chiesa di Francesco sembra essere la Chiesa che si dedica prevalentemente alla cura delle vittime, degli ultimi, e
parallelamente alla denuncia delle ingiustizie. Sia questa la cifra, diciamo, del pontificato e anche del ruolo dei cattolici, che è diventato un ruolo fuori dalla politica. Questo dice Ernesto Galli della Loggia. Cioè, ma tradizionalmente le chiese nazionali hanno le loro esigenze e dunque dovranno manifestare queste esigenze in un territorio politico dove però i cattolici sembrano essere non presenti, o meglio, presenti in maniera piuttosto pulviscolare. C'è necessità di una presenza più solida. Io rispondo al questor Galli della Loggia che questa presenza solida è garantita dal popolo e dalla famiglia, e sarà visibile questa presenza a chi vorrà leggere i dati delle elezioni dell'11 giugno. Ed ha una presenza che evidentemente avrà un protagonismo anche nelle immediate elezioni politiche, perché l'altra notizia che trovate sui giornali di oggi è il sorprendente, anche per la velocità, diciamo così, sorprendentemente veloce assenso dato da Beppe Grillo alla proposta di sistema tedesco voluta da Matteo Renzi. Matteo Renzi sta sparigliando il campo della riforma elettorale, mettendo d'accordo le grandi forze, cioè Lega, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, attorno a questo proporzionale alla tedesca con sbarramento al 5%. Ovviamente sul tema dello sbarramento c'è una grandissima dialettica, potrebbe saltare il governo sul tema dello sbarramento. Perché? Perché una serie di partiti, ovviamente chi sta in maggioranza, gli alfaniani, ma non solo, i fuoriusciti dal PD, Fratelli d'Italia, i conservatori riformisti di Fitto, insomma, ci sono una serie di soggetti che ovviamente non possono accettare lo sbarramento così alto, e dunque c'è una dialettica su questo punto, ma senza ombra di dubbio si va verso un sistema alla tedesca. Questo noi dobbiamo capirlo, noi popolo della famiglia. Per questo oggi vi dico: accelerate gli inviti ai vostri amici e fate seguire questa puntata a più gente possibile, perché ovviamente noi dobbiamo sapere che qualsiasi sia il risultato che andremo a raccogliere l'11 giugno, poi lo dovremo riconfrontare forse a brevissimo. Oggi sui giornali Beppe Grillo indica addirittura nel 10 settembre la data delle prossime elezioni politiche. 10 settembre, che vorrebbe dire farci tutta l'estate a fare la raccolta firme. Ora vi dico la verità, conosco un po' i tempi della politica. Non si voterà il 10 settembre, si voterà, come ho sempre detto, secondo me il 19 novembre, secondo alcuni a fine ottobre, ma insomma sarà un voto autunnale. Sarà un voto autunnale, ma sarà un voto autunnale sicuramente con un criterio proporzionale. Questo ormai è accertato, è indubbio che sarà un criterio proporzionale. L'unica cosa che manca ancora è la definizione dello sbarramento, dove verrà collocato. Poi ci saranno dei collegi alla tedesca: chi ha percentuali più alte nei collegi viene eletto tra le forze che hanno superato lo sbarramento. Sarà un sistema estremamente permeabile, e qualsiasi sia il sistema, lo voglio dire con chiarezza, qualsiasi sia il sistema, con ogni probabilità per noi il vantaggio della proporzionale si dilaterà. Si dilaterà. Non sto a spiegarvi oggi, cercheremo di capire bene quali sono i meccanismi tecnici su cui si vuole orientare la campagna elettorale, ma vi assicuro che per il popolo e la famiglia, se le percentuali sono quelle che vengono annunciate in alcuni sondaggi, per noi la proporzionale è ovviamente la salvezza, qualsiasi sia la dimensione dello sbarramento. Saluto Salvatore Asero, che ricorda anche che il 5 novembre ci sono le regionali in Sicilia. Salvatore dice che aspetteranno le regionali in Sicilia. Non lo so, Salvatore era presente da Catania all'assemblea del 28 gennaio. Sa che la politica è, dal Teatro Eliseo l'avrà imparato, insomma, la politica non è fatta come quella del popolo e della famiglia, con quegli entusiasmi. Credo che i politici abbiano molta paura delle regionali in Sicilia, perché potrebbe essere il trionfo del Movimento 5 Stelle. Quindi non credo che si orienterà nell'attesa delle regionali siciliane. È più probabile un election day che mette insieme i vari appuntamenti elettorali.
Jorge da Costa chiede: con la proporzionale saremo costretti a fare alleanze? Dipende dallo sbarramento, ovviamente. Il problema è come viene accompagnata la proporzionale, perché nei collegi, se si hanno collegi uninominali proporzionali, adesso non sto a spiegarvi la technicalities, ma è molto probabile che questo ci consentirà di avere cosiddetti patti di desistenza, cioè non faremo vere e proprie alleanze, ma ci presenteremo con i patti di desistenza se questa soglia dovesse essere troppo alta. Fatto sta che un eventuale 2-3% del popolo della famiglia a queste amministrative è ovviamente un risultato determinante per molte forze politiche. Quindi allo sbarramento ce lo possono mettere pure al 15%, ma quando tu hai la forza dell'utilità marginale che può far andare un collegio da una parte o dall'altra, il tuo ruolo è moltiplicato dal punto di vista dell'incisività politica. Quindi noi dobbiamo andare dritti verso l'orizzonte del 11 giugno per prendere un consenso vastissimo dal punto di vista amministrativo e poi attendere, perché purtroppo quello non lo accette, non lo decidiamo noi, attendere il sistema elettorale che ci sarà, ma vi assicuro che un 2-3% del popolo della famiglia peserà in maniera determinante per le elezioni politiche, in modo da consentirci di portare decine di parlamentari tra Camera e Senato alle prossime elezioni. Di questo potete essere certi. Quello che ci avrebbe fregato sarebbe stato un sistema maggioritario uninominale secco, cioè il famoso Mattarellum. Se avessero fatto il Mattarellum non avremmo avuto chance, perché là avrebbero messo una soglia di proporzionale solo per una quota di seggi, il 25%, mentre il grosso se lo sarebbero spartito in maniera uninominale secca, vuol dire tra le due coalizioni più forti. Invece in questo caso la condizione può essere, essendo una legge proporzionale, ripeto, non maggioritaria, in questo caso il nostro ruolo sarà inevitabilmente pesato per quello che è. Se è il 2, se è il 3%, quello sarà il termine di rappresentanza che richiederemo di avere in Parlamento. Quello che è importante sapere oggi però è che sui giornali, siamo Stampa e Vangelo, facciamo la rassegna stampa, mi hanno detto che siccome sono iscritta AIRE non posso votare per le amministrative. Se non sei residente nel comune dove si vota non puoi votare alle amministrative, puoi votare solo alle politiche, chiede Monica Consigliere, però voterai nel collegio estero per le elezioni politiche. Paolo Ruotolo conferma: stiamo già diventando interessanti, iniziano ad accorgersi di noi. Fidatevi, si sono straaccorti di noi, insomma, quindi la situazione è particolarmente interessante da questo punto di vista e dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, ma va completato con un risultato straordinario, davvero di impatto mediatico alle elezioni amministrative. Questo risultato è un risultato necessario, davvero determinante per la nostra storia. Quindi l'impegno di questi ultimi pochi giorni che ci sono rimasti, meno di 2 settimane, deve essere massimo. Io capisco tutti, lo capisco perché lo so io che sono stanchissimo, vedete le occhiaie, vedete che sono davvero allo stremo delle forze fisiche, perché inevitabilmente rimbalzo da un angolo all'altro dell'Italia. E ogni volta sono almeno 1200 km di tragitto, perché ci siamo poi andati a scegliere dei bei comuni nel Cuneese piuttosto che nel lontano lembo della Lombardia, del Veneto, insomma, quindi da Roma andate e ritorno. Angelo Bottone dice: questa è una cosa interessante. Gli iscritti all'AIRE votano per le amministrative dell'ultimo comune italiano di residenza, dice Angelo Bottone. Non ne avevo contezza. Se fosse così, allora devo dire a Monica Consigliere che può votare per Genova se l'ultimo suo comune di residenza fosse stata Genova. Io ricordo però quando facevo il presidente di seggio che gli iscritti all'AIRE venivano barrati diciamo, dall'elenco dei votanti. Però interessatevi meglio, insomma, evidentemente. Se è così, Angelo Bottone è iscritto all'AIRE di Dublino e appena ricevuto la cartolina avviso per votare. Ecco, perfetto. Spero che voti in un comune dove c'è il popolo della famiglia. Monica Consigliere sicuramente vota in un comune dove c'è il popolo della famiglia, che vota Genova, perché
e dunque può dare il suo voto a Stefano Arrighi, candidato sindaco del Popolo della Famiglia. C'è Don Damiano Cavallaro. Vittoria Polacci propone cosa? Un aereo? Un aereo privato del Popolo della Famiglia per muoverci ovunque? No, dice, un aereo non vi stancherebbe meno. Sì, qualche volta potrebbe essere. Saluto Alberto Cerutti, candidato sindaco del Popolo della Famiglia a Borgo Manero. È arrivata anche Maria Vedita Boddi, capolista del Popolo della Famiglia a Padova. Gian Maria Puricelli dice: tra il 3 e il 5% ballano circa 1 milione di voti, non poco. I patti di resistenza potrebbero non essere compresi. Non è che il centrodestra abbia votato a favore delle nostre istanze. Vabbè, vedremo. Insomma, adesso prima di raccontarci cosa dobbiamo fare, dobbiamo vedere la legge. Insomma, ammesso che la legge faccia, no? Ammesso che la legge faccia. Saluto Federico Pieroni che si candida a farmi da autista. Saluto Rossana Grossi che dice: Udine ti aspetta, arriverò anche a Udine. Un abbraccio ad Antonella Bagno, protagonista delle battaglie. È candidata, se non sbaglio, a Savigliano, dove sono stato proprio 48 ore fa, così come sono stato a Grugliasco, così come sono stato a Crema nel corso della scorsa settimana. Invece questa settimana ci proponiamo Monza, dove faremo anche un comizio in piazza dopodomani, mi pare, sì, dopodomani in piazza Monza, e poi ci spostiamo il giorno dopo a Conegliano, dove andiamo a dare forza alla candidatura di Lorenzo Damiano. Cristina Zaccanti, come posso verificare la presenza di italiani in Romania che potrebbero votare a queste amministrative? Chiedendo all'AIRE, il registro degli italiani all'estero. Saluto Giovanni Gibelli. Se volete votare il vostro voto, se volete buttare il vostro voto, votate il Popolo della Famiglia, organizzazione pensata per favorire il PD. Queste sono le puttanate proprio, le puttanate che scrivono, il cosiddetto fuoco amico, no? Di questi del centrodestra che hanno prima fatto di tutto affinché avessero varate le leggi come il divorzio breve, la Cirinnà, Lega, Fratelli d'Italia e proprio a Conegliano, dove andrò questa settimana, la giunta Lega, Fratelli d'Italia ha portato il gender nelle scuole. E poi arrivano e dicono: dovete votare il centrodestra, altrimenti disperdete il voto. Allora, il voto è al Popolo della Famiglia, è l'unico voto utile, ovviamente per chi si ritrova nelle posizioni. Sinteticamente possiamo dire così, espresse dal Family Day. Chi è c'era al Family Day e vuole un punto di continuità con quella battaglia, il punto di continuità lo trova nel Popolo della Famiglia. È arrivata anche Manuela Ponti, candidata sindaco a Monza, con cui ci vediamo dopodomani in piazza. C'è arrivato anche Nicola Di Matteo, il coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia. C'è Gabriella D'Amato, Massimiliano Esposito, candidato a Goito. Dice: quale centrodestra esiste ancora? Su via, siamo seri. E allora è ovvio che venire qui e spiegarci, volerci spiegare che si butta il voto del sicuro del Popolo della Famiglia perché non si sostiene il centrodestra è una follia. Simona Bartoli dice: Mario, avendo totalmente fiducia nelle tue intenzioni, mi spieghi come rispondere a chi mi dice che a Monza siamo alleati con Forza Nuova? Allora, noi ci hanno rimproverato a Melito di essere alleati con la sinistra, poi a Melito in realtà c'è un'intesa civica vastissima, vastissima, che comprende anche la centrodestra, che comprende, c'è una vastissima intesa civica. A Monza in particolare, noi siamo candidati con il nostro simbolo, con il nostro simbolo, simbolo del Popolo della Famiglia. Chi si ritrova senza alleanze, cioè proprio la discussione su Monza non esiste. C'è il simbolo del Popolo della Famiglia e solo il simbolo del Popolo della Famiglia. All'interno del Popolo della Famiglia possono, se vengono a sostenere i nostri valori, arrivare da qualsiasi parte vogliano. Ad Inolfi, per parlare del presidente del Popolo della Famiglia, viene dal Partito Democratico, è stato parlamentare del Partito Democratico nella scorsa legislatura. Abbiamo avuto amici che a Milano si sono candidati proveniendo da Casa Pound dentro il nostro simbolo. Noi non facciamo alleanze politiche, politiche con i simboli degli altri partiti. È uno dei principi del Popolo della Famiglia. Non facciamo alleanze politiche. Se poi all'interno delle nostre liste, con il nostro simbolo, arrivano persone provenienti da qualsiasi estrazione, di sinistra o di destra,
A noi non interessa, a noi interessa che vengano a sostenere il popolo della famiglia. È chiaro? Non troverete alcun comune in Italia dove il popolo della famiglia è affiancato a simboli di altre forze politiche. Troverete il popolo della famiglia solo affiancato a liste civiche, a intese di natura civica. Questo succede a Melito, succede in altri piccoli centri. Nel caso di Monza è una candidatura, quella di Manuela Ponti, del popolo della famiglia con il solo simbolo del popolo della famiglia. All'interno del simbolo del popolo della famiglia non ci sono altri simboli. Nella lista ci sono persone provenienti da tutte le estrazioni che sostengono Manuela, sostengono i nostri valori, sostengono il nostro simbolo. E noi non facciamo l'analisi del sangue a nessuno, altrimenti il primo che non si può presentare sono io, vengo da sinistra. No? D'accordo? Qual è il principio? No, no a alleanze politiche con simboli e strutture, sì a chiunque voglia sostenere il nostro simbolo, come ovvio, in una competizione elettorale. Molto semplicemente così. Sì, qualche volta, in piccole realtà, a intese civiche anche molto larghe, che servono di solito a battere il PD, perché questo è, diciamo, il principio con cui ci orientiamo. È la linea del 28 gennaio 2017, proprio del Teatro Eliseo. La linea del popolo e famiglia è l'autonomia del nostro soggetto. L'autonomia del nostro soggetto vuol dire coinvolgere ovviamente chiunque voglia ritrovarsi sotto le nostre insegne, con, diciamo, la deroga che viene segnalata per le cosiddette possibili intese civiche. Non ci apparentiamo agli altri partiti politici, non trovate candidati di popolo e famiglia nelle altre liste. Potete trovare candidati di altre estrazioni nelle liste del popolo e famiglia, che è un principio proprio diverso, che ovviamente è la finalità che noi ci poniamo. Noi vorremmo essere aggregativi di tutte le energie che vogliono battersi per i nostri valori, ovviamente sotto le nostre insegne. Spero di aver chiarito con precisione qual è la nostra linea politica, ripeto, ribadita all'Assemblea Costituente del popolo e famiglia al Palazzetto delle Carte Geografiche, all'Assemblea Nazionale che ha fatto seguito alla elezioni amministrative del 5 giugno 2016 all'Hotel Nazionale di Roma e all'Assemblea Nazionale del Teatro Eliseo del 28 gennaio 2017. La nostra linea è sempre stata la stessa: autonomia, il nostro simbolo. All'interno del nostro simbolo non facciamo l'analisi del sangue a nessuno. Chi vuole venire a sostenere i principi non negoziabili sotto le nostre insegne è assolutamente benvenuto, qualsiasi sia la sua estrazione. Poi, in determinate realtà civiche, Monza non è tra queste peraltro, Monza è un importante capoluogo e negli importanti capoluoghi ci presentiamo sempre con il nostro simbolo ben visibile, ben in evidenza e senza alcuna intesa, quindi questa è la linea principale. In qualche piccola realtà abbiamo fatto intese di natura civica e abbiamo già spiegato anche questa cosa, spero Simona di essere stato chiaro verso chi strumentalizza è fatto verso chi fa attacchi sconsiderati e prova così semplicemente a danneggiare il popolo della famiglia. Niccolò Marino non ha il simbolo del popolo della famiglia nel suo comune, quindi annulla la scheda, scrivici PDF così si rende conto. È arrivata pure una vespa a dare fastidio, così la puntata credo possa andare verso la conclusione, vediamo un po', se no ci manca solo la puntata di Vespa. Come dice Marco Rapetti Arrigoni, bravi, votate il movimento animalista, Cecchi Paone, candidato di Forza Italia per la legalizzazione della prostituzione, come Salvini, e quando le sfilate con Efe Ball e la Brambilla, oggi libero, apre a tutta pagina, sostanzialmente invitando al voto al partito animalista con intervista alla Brambilla. Il centrodestra è purtroppo organizzato in questa maniera. È arrivata anche Lucianella Presta, candidato sindaco a Grugliasco, dove abbiamo fatto una bellissima iniziativa, grazie Lucianella. Saluto Orazio Filippelli. Manuela Ponti
la nostra candidata a Monza dice sarebbe stato facilissimo entrare in altre coalizioni, ma abbiamo deciso di andare da soli, come è giusto. Esattamente, Manuela. Ed è per questo che io andrò fisicamente dopodomani a sostenere Manuela a Monza, così insomma qualsiasi ulteriore chiacchiera la stoppiamo direttamente in loco e come è nostra abitudine, tra la gente, non con i gruppi WhatsApp organizzati per darci contro appositamente. E noi abbiamo denunciato con chiarezza i mitomani, lo ripeto, i mitomani che organizzano questi gruppi, tra l'altro rubando i cellulari delle persone, facendo gruppi WhatsApp apposta per denigrare il popolo della famiglia. Questi comportamenti li considero intollerabili. Saluto Sabino Sabini, saluto anche Fabio Massimo Mascolo, saluto Nicolò, Marino, Elena Di Pietro. Allora, vi chiedo di far vedere questa puntata con un mi piace, un condividi a più persone possibili. Come dice Federico Pieroni, ho sostenuto per anni il centrodestra, ma ora è inguardabile. Apriamo gli occhi, sono un partito merita, PDF e basta. Irene Astagliato dice: abbiamo provato il centrodestra, il centrosinistra, inquinati dai radicali, hanno rovinato il paese, adesso basta. La Rosa Leonora degli Esposti ripete: l'abbiamo sempre detto, e chiunque condivide i nostri intenti è il benvenuto. Non siamo un partito confessionale, invitiamo tutti coloro che vogliono correre con noi. Saluto Barbara Purignani che dice: al limite della patologia mentale. Benissimo, come Danilo Leonardi sa bene a chi mi riferisco. Siamo veramente all'intervento della Croce Verde in alcuni casi. Saluto Elena Di Pietro, saluto Raffaella Greco che cita gli animalisti. Paolo Ruotolo dice: il PDF non è confessionale, ma è un cattolico, non ha altro per cui votare. Evidentemente così, assolutamente certo. Saluto tutti gli amici che hanno partecipato a questa puntata di Stampa e Vangelo, vi ringrazio. Noi ci ritroviamo domani con la puntata del martedì e ricordo oggi l'appuntamento di Gianfranco Amato a Genova, credo ci sia anche Silvana De Mani con il nostro candidato sindaco Stefano Arrighi. Un abbraccio a tutti, arrivo anche da Nicola Di Matteo, Maria Grazia Malafarina De Francisci. Dice: buongiorno, questo è il primo video che seguo, mi piacerebbe conoscere il vostro programma anche in merito agli arrivi sconsiderati di clandestini. Abbiamo parlato molte volte di questi termini, ovviamente approfondiremo ulteriormente in un'altra puntata, ormai siamo arrivati alla fine di questa. Come sapete, saluto Alessandra Mondelli, dice sempre grazie, è chiaro come il sole. Olga D'Agosta è genovese e ci sarà oggi. Votate Stefano Arrighi. Monica consigliere, è genovese e dico anche lei: votare Stefano Arrighi. Daje casa per casa, come dice Nicola Di Matteo. Mirko De Carli, sempre in lotta a Riolo per vincere, andare doppia cifra in terra emiliano-romagnola. E sapete che significa andare in doppia cifra in termini appunto in terra emiliana-romagnola. Saluto Silvia Lodà, anche Silvana Scuccia, Carla Lodi. Un abbraccio a tutti, ci ritroviamo domani con la diretta di Stampa e Vangelo. Da Maria Rinolfi, una buona giornata a tutti. E c'è anche Alida Capuano, o Alida Capuano, così ho salutato anche lei, giusto in extremis, visto che si è presentata dicendo: ciao, sono Alida. Salutando anche Danilo Bassan, altro candidato protagonista a Padova della lotta del popolo e della famiglia. Da Maria Rinolfi, una buona giornata davvero a tutti.